qualcuno che deve cambiare? Io sono tutti cattivi. Io da sotto, non mi andrei più a chi non è. La sua volta per io. Ma perché sta arrivando il tallone? Vai davanti, vai le gambe che sta arrivando. Ah, le spalle. Amici, buongiorno a tutti, siamo qui in Ajase e queste che avete visto sono alcune delle immagini dei corsisti del primo corso del 2011, quello che si sta tenendo proprio dal 23 al 29 maggio. Gente davvero splendida, venuta da varie parti d'Italia, molti con un notevole bagaglio equestre e che, come vedete alle mie spalle, stanno perfezionando il lavoro allo Chambeau, che diventa per fortuna un lavoro che tanti stanno comprendendo e quei benefici comprendono principalmente i cavalli. Vi sono tante puntate sullo Chambeau, questa è gente che è venuta qui perché ha voluto affinare la tecnica partendo proprio da un cavallo che non è mai stato cavalcato oppure da un cavallo che deve essere rieducato. Ho notato grande meraviglia e stupore in questi giorni per delle cose apparentemente dal mio punto di vista semplici ma che tanti non sapevano, e in più ho avuto conferma che la IASA sta facendo un cammino davvero interessante, anche perché le esperienze comuni, anche le loro, sono di arricchimento per tutti quanti noi. E allora io smetto di parlare, ci saranno altre immagini che le riguarderanno e poi sentiremo i loro commenti finali. Ciao a tutti, vi ricordo che il prossimo corso sarà dal 13 al 19 giugno e poi dal 19 giugno al 29 giugno ci sarà il primo corso per i secondi livello, scelti tra quelli che sono venuti nel 2010 a fare i corsi di primo livello. Avremo ancora un corso in luglio, un corso in agosto e un corso in settembre. Che dire, l'equitazione che in Ajase raccontiamo sembra essere compresa e sembra stia iniziando a entrare nei cuori delle persone. Grazie a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao! Ok, ora vai tu. La longia la devi prendere come una Giulia. Al contrario. No? Eri sbagliato. Al contrario.
come la cotazione è tutta la lonja in casa. Andare, fallo andare. Non fanno niente. Ma non sono, ma mi sono bruciata. Bene. Passo, passo. Bene, oggi è domenica 29 maggio 2011, ultimo giorno del corso per addestratori di alta scuola equestre di primo livello dell'Accademia Italiana di Alta Scuola Equestre. Avete visto una serie di immagini, adesso come di consueto sentiremo i commenti di chi vi ha preso parte. Da parte mia un arrivederci a presto al corso di giugno. Ciao, sono Valentina Sammito, vengo da Pachino in provincia di Siracusa. Sono stati dei giorni molto intensi qui in Aiase, abbiamo scoperto tantissime cose che nessuno di noi immaginava. È una cosa fondamentale che prima di pensare di lavorare un cavallo, di addestrare un cavallo, è importante fare del lavoro interiore e lavorare su noi stessi per poter insegnare meglio quello che è giusto per noi e per lui. Salve a tutti, mi chiamo Enrico e sono venuto qui all'Aiase per avere una nuova visione sul mondo del lavoro con l'equitazione. Pensavo di fare un'esperienza positiva, in realtà si è dimostrata una cosa molto più grande. Si apre un mondo nell'equitazione e si vengono a sapere dei piccoli particolari che veramente non si sa nemmeno che esistevano. Comunque non è facile descriverla, è un'esperienza che va soltanto provata e vissuta sulla propria pelle. E poi proverete quello che è e quello che veramente ne verrà fuori da questa esperienza. Non credo di usare molte parole perché è un'esperienza che va veramente vissuta. Questo è quello che posso dire, perché descriverla non è facile. Allora, io sono Moira Bruni, vengo dalla Toscana, Firenze e risiedo a Gaiolo in Chianti. E sono arrivata in Aiase guardando un po' attraverso internet e cercavo qualcuno che mi insegnasse veramente a come trattare i cavalli. Nei vari centri che ho frequentato ho visto tante cose brutte, a mio avviso, che qui mi sono state confermate. E qui ho trovato un ambiente sereno, i cavalli trattati benissimo, sereni, cavalli che per la mia cultura equestre avevo anche timore a montare, però dopo averli provati con l'aiuto e la tecnica che qui si insegna, ho migliorato il mio bagaglio poverello, diciamo, che avevo. E adesso mi sento veramente in grado di provare a migliorarmi e a allenare i cavalli nella maniera corretta. Per questo sono venuta anche qui, perché ho una puledra di razza frisone che adesso ha 2 anni e non volevo sbagliare con lei, quindi cercavo proprio freneticamente qualcuno che mi potesse dare delle giuste dritte per avere in futuro un cavallo sereno, dato anche che non sono così giovane, e quindi il mio timore è anche non avere la serenità di andare a cavallo senza la paura che il cavallo mi possa scappare, sgroppare, perché non è facile alla mia età poter cavalcare un cavallo giovane, suppongo. E quindi ci voglio provare e sono sicura che la mia cavalla avrà un futuro molto sereno. E la Iase in questo mi ha aiutato. Qui ho trovato un gruppo di amici fantastici, e Onofrio, che è un amico e che ti sembra di conoscerlo da sempre, e è una grande famiglia e sono contenta di aver fatto questa scelta.
e ringrazio Onofrio per tutto quello che mi ha dato. Ciao, mi chiamo Giulia, vengo da Reggio Emilia e ho 24 anni. E sono venuta qui alla IASE perché ho visto sui video un grande amore, un grande trasporto con i cavalli e qui ho avuto la conferma, anzi, qui visto dal vivo è ancora meglio. E, che dire, oggi è l'ultimo giorno, mi dispiace tantissimo perché ho conosciuto delle persone bellissime, diversissime tra di loro, ci siamo divertiti un casino e che però insieme abbiamo una grande passione, che è il cavallo. E volevo anche dire che bisogna toccare con mano, quindi voglio dire a chiunque che può venire qua, come dice Onofrio, quando vuole e sarà per tutti un'esperienza magnifica. Ciao, un bacio. Salve a tutti, sono Emanuele Domanico da Palermo. Mi sono avvicinato al mondo dell'equitazione da poco, sono venuto a questo corso che non sapevo far molto, ho imparato un paio di cose. Un'esperienza che consiglio di provare a tutti, soprattutto perché si cambia sia come persona nel modo di relazionarsi e rapportarsi con le persone e ti insegna anche a capire che il cavallo non è un semplice strumento da utilizzare ma anche un essere vivente. Salve a tutti, sono Gabriele da Barbera, vengo da un paesino qui vicino, siamo a Mezzoiuso e niente, ho cavalli e sono venuto qui per migliorare la tecnica di addestramento e molte persone dicono che sanno addestrare i cavalli, ma non avviene come qui in Ayas. Quindi è meglio perché per loro si dedicano a giocare a briscola. Buongiorno, mi presento, mi chiamo Gerardo Crenca e vengo dalla Sardegna dove risido. Sono venuto a fare questo corso per capire un po' di più delle altre esperienze che ho avuto prima nel mondo riguardando l'etologia, Doma Dolce, e veramente sono stato molto sorpreso di questa tecnica che è totalmente differente di quello che io ho lavorato, vissuto con i cavalli. Non è solo per il cavaliere, è anche per il cavallo, per il binomio, cioè che il cavallo è il benessere del cavallo. Dunque tutte queste redini di ritorno, redini fisse, sono da banire, non esistono proprio per il cavallo e anche per il cavaliere. Perché? Perché al cavaliere gli sembra avere una sicurezza, ma è sbagliato. Ci serve il binomio per riuscire a fare delle cose che sembrerebbero impossibili. Invece qua io ho fatto tante cose che non mi immaginavo manco di fare. Ecco, adesso più o meno ho finito. Volevo dire solo un saluto a La Fontainebleau, che è un centro equestre che si trova a Lyon. Bonjour à tous, je m'appelle Gérard Crenca et je suis très content de faire partie de l'Académie équestre Rayas. Merci, au revoir, à bientôt. Salve, sono Silvio Valeriani, vengo da Tarquinia, provincia di Viterbo. È un'esperienza fantastica, si vive veramente l'esperienza con il cavallo, si sta a contatto con loro, si imparano molte cose, sia tecniche che dal cuore. E ci sono maestri, insegnanti, istruttori fantastici con cui si può parlare di tutto e niente, è da provare, veramente da provare, sensazioni stupende, irripetibili, che coinvolgono veramente l'anima del cavallo che va ad inserirsi con la tua in un miscuglio di amore, di pace e di amicizia e si crea un legame fantastico con tutti, i corsisti sono stupendi, persone fantastiche che ti accompagnano in questo viaggio e spero di tornarci il prima possibile. Grazie a tutti, arrivederci. Salve, mi chiamo Claudio Gravelli, vengo da Ravenna. E per me l'esperienza alla IASE è stata una vera rivelazione perché ho imparato un modo nuovo di equitare e di stare coi cavalli. Un'esperienza praticamente unica che però so che grazie ai profili IASE posso ripetere tutti i giorni in cui posso stare con i miei cavalli quando tornerò a casa. E questa è una cosa che io pensavo quasi impossibile. E devo ringraziare tutto il centro IASE perché senza di loro non avrei potuto fare questo e spero, diventando un profilo IASE, di poter dare questa possibilità a tutte le persone che verranno qua e che vorranno fare la mia stessa esperienza. Sono Juan Meirinho, vengo dall'Argentina, abito in Puglia. Attraverso i video della IASE mi sono interessato di questa tecnica
della quale non si parla più. Ho deciso di venire a fare questo corso e anche se ho un bel rapporto con i miei cavalli, devo dire che ho imparato tante cose che mi aiuteranno sicuramente a migliorarlo ancora di più. Il corso è stato passato molto veloce questa settimana, molto, molto fluido, forse perché c'è un gruppo di belle persone, siamo stati seguiti da Valentino, Santino, Onofrio, e niente, sono molto contento.